Ma è il risultato del mio grande amore per questo scrittore russo straordinario, Leandro Cechov, che ho studiato per 5 anni, 6 anni. Poi ho portato in scena come regista e come attore Zio Vania, che è uno dei suoi testi più importanti, mentre eravamo in tournée pochi anni prima. Era successo il terremoto del 2016 che ha distrutto l'Italia centrale. Quindi noi abbiamo adattato questo testo, questo spettacolo, ambientandolo in Italia, in un paese terremotato, anziché essere nella Russia del fine 800. Mentre giravamo con questo spettacolo, non contento della mia ricerca su Chekhov, mi viene l'idea di questo documentario, quindi andiamo con gli attori, mentre eravamo in giro, nei luoghi terremotati, l'Aquila, in Umbria, le Marche, intervistiamo persone, eccetera, perché in quelle macerie io intravedevo le macerie culturali di questo paese, l'Italia, la cultura, la chiusura delle sale cinematografiche, dei teatri, eccetera, eccetera, eccetera. Porto via tutto questo materiale qui, non contento, finisco il secondo anno della tournée e mi mancava Antoncello tantissimo. Che mi ha fatto non solo molta compagnia, ma credo che mi ha reso anche un uomo, un artista migliore, mi auguro. E quindi sono andato nei luoghi di Chekhov, sono andato dentro casa sua, sono andato nelle case di Mosca dove ha scritto i suoi capolavori, nella villa, nella periferia di Mosca, bla bla bla. Ed è uscito questo che è non so, un atto d'amore verso di lui e verso le persone che fanno teatro e verso le persone che resistono. Quindi sono tutte quelle che ancora oggi sono nei container o ancora oggi non hanno avuto la possibilità di aver ristrutturato la propria casa. Ed è anche se vuoi un po' la sintesi della mia carriera, nel senso che io mi divido da sempre tra teatro e cinema e quindi attraverso il mezzo cinematografico ho voluto in qualche modo documentare questo pezzo che il mio percorso teatrale su Anton Chekhov, che è stato importantissimo per Precedentemente, che cosa c'è in cantiere dal punto di vista cinematografico, sia eventualmente di serie televisive e che non piuttosto che di film? Cosa vuoi? me. Devono uscire dei film che ho fatto, devo uscire L'ombra di Caravaggio di Michele Placido, Sì, deve poi Riccardo uscire, Scavalli, sì, era qui deve ieri. uscire, sì. Deve uscire E il ruolo qual è? Ah. Giovanni Baglione, che è il pittore accademico che dà il via al primo processo contro Caravaggio. Abbiamo avuto delle scene, devo dire, bellissime. Da pugilato, quasi. Sì, da pugilato Ideale di quell'epoca lì, quindi con grande Fioretti, straordinario, sì, lo spezzavo, perché poi devo uscire Siccità di Paolo Virzì e poi deve uscire Buon viaggio ragazzi di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Fabrizio Bentivoglio, e poi deve uscire una commedia di Paolo Postella, Vicini di casa, con Claudio Bisio, Valentino Lodovini, Vittorio Puccini e basta, diciamo Beh, che già ce n'è l'ira di Dio. hai girato molto, hai lavorato molto. Ho lavorato tantissimo, ringraziando tutti gli dèi, e adesso mi fermo un po'. Mi fermo, devo recuperare, devo anche metabolizzare questo premio. È il 1º d'aprile, non è uno scherzo, no? Posso, è tutto vero, è tutto vero.